Un saluto a tutti gli amici di Sparadise.it. Io sono Sergio e quest'oggi siamo in compagnia di Jolla Smartphone. Smartphone che è stato ideato da ex dirigenti Nokia, proprio quei dirigenti che erano responsabili della produzione del sistema operativo MeeGo, che abbiamo visto solo su Nokia N9. Nokia ha abbandonato appunto questo progetto, ma loro no, si sono messi in proprio e hanno sfornato questo smartphone, Jolla Smartphone, con sistema operativo proprietario Selfish OS. Uno smartphone estremamente diverso dagli altri, come vedrete d'altronde in questa video recensione. Restate connessi, non uscite da questo video per scoprire come si comporta questo dispositivo. Smartphone che è estremamente particolare dal punto di vista estetico. È stato interamente disegnato in Finlandia e notiamo subito due contrapposizioni dal punto di vista di materiali e design. La parte frontale nera dello smartphone è ovviamente in vetro e alluminio, mentre il retro bianco è in materiali plastici. Anche dal punto di vista delle forme sono differenti, poiché vi è un'alternanza nella parte nera e bianca dal punto di vista dei lati, dei lati curvi e lati spigolosi, diciamo alternati, il che rende lo smartphone davvero molto particolare e anche comunque facile da poter essere impugnato. Dal punto di vista invece del posizionamento di tutti i pulsanti attorno al dispositivo, abbiamo la possibilità di bloccare e sbloccare il dispositivo a destra, subito sotto abbiamo il bilanciere del volume, sul lato sinistro è interamente pulito, sotto abbiamo un altoparlante e uno spazio per il microfono, sopra abbiamo un altro microfono, il jack da 3.5 mm e la porta micro USB. Per uno smartphone che dal punto di vista di spessori e peso, parliamo comunque di dimensioni abbastanza contenute, poiché parliamo di 9,9 mm, per 141 grammi di peso. Nella parte frontale notiamo subito il display da 4.5 pollici, è un display IPS LCD che dal punto di vista di gestione e di colorazione del display secondo me è un buon display, ma purtroppo ha due nei che stanno in una definizione che non è altissima, poiché è una definizione QHD, un pochino i pixel si notano quando andremo a vedere delle scritte un pochino in piccolo, inoltre gli angoli di visione non sono tra i migliori. C'è però da dire che comunque rimane un buon display con una buona gestione della luminosità automatica e queste due piccole problematiche che vi ho elencato comunque non rendono il dispositivo, comunque il display, una cattiva unità. Poco sotto al display notiamo un LED RGB, di conseguenza con la possibilità di gestire più colorazioni, blu, bianche piuttosto che rosse. Il sistema operativo, come già detto, è Selfish OS, non abbiamo alcun pulsante per il controllo dello smartphone e funziona tutto, diciamo, con degli scorrimenti. Doppio tap per svegliare lo smartphone e scorrendo verso il basso notiamo l'elenco di tutte le applicazioni presenti in questo dispositivo. Per aprire un'applicazione ovviamente basta tappare sopra e appunto per uscire da una qualsiasi applicazione, ma tenendola comunque aperta in background, basta fare uno scorrimento da destra o da sinistra, ma a partire dal bordo verso il centro dello smartphone. Per andare a gestire tutte le varie impostazioni basta trascinare dall'alto verso il basso per poter vedere in ogni singola applicazione, cosa che viene ripetuta in pratica tutte le applicazioni, tutta la varia gestione delle impostazioni in quella singola applicazione. Alcune gesture rimangono comunque simili subito a primo impatto, infatti lo stesso movimento, se invece lo riprendiamo dal bordo in alto, quello per visualizzare le impostazioni, chiuderà l'applicazione definitivamente. Dal punto di vista contrario, invece facendo dal basso verso l'alto, andremo a gestire invece tutta tutte le notifiche presenti al momento. Se invece vorremmo tornare indietro da un'applicazione, basterà fare uno scorrimento laterale, non dal bordo, e di conseguenza così torneremo indietro, diciamo, di una schermata. Nel caso in cui invece lo prendessimo dal bordo torneremo alla home. Sono comunque funzionalità che comunque si imparano abbastanza velocemente, di conseguenza non ci sono vari problemi secondo me da questo punto di vista. Tutte le applicazioni vengono poi aperte in multitasking, come potete vedere in questa visione a schede, dove possiamo vedere al massimo 9 schede aperte, ma ne potranno rimanere in background anche di più. Per eliminare le schede basterà ovviamente andare poi a cliccare appunto su una scheda e poi tappare per eliminarla. Potremmo anche riprodurre applicazioni di Android su questo smartphone, c'è infatti una compatibilità, anche perché lo store dove si possono scaricare le applicazioni, lo store proprietario Jolla, non è particolarmente ricco di applicazioni, infatti mancano davvero tantissime applicazioni al suo interno, però c'è da dire che le applicazioni che sono realizzate sono tutte molto simili e secondo me molto coerenti dal punto
di vista grafico, quindi da questo punto di vista, dal punto di vista grafico mi sento di promuoverle, ma non dal punto di vista dunque della quantità. Preinstallato comunque avremo lo store Yandex per installare applicazioni di Android, mentre inoltre potremmo anche scaricare altri store come Aptoide piuttosto che Amazon App Shop senza particolari problemi. La gestione dell'applicazione Android risulta migliorata rispetto alle prime release software, potremmo infatti aprire più di applicazioni Android alla volta, però quando esse dovranno dialogare con molti sensori, dialogare con se stesse, oppure dovremo visualizzare delle notifiche appunto da queste applicazioni, ecco, il dispositivo va un pochino in crisi, dunque c'è sicuramente da migliorare questo aspetto. Applicazioni Android, che possono essere ad esempio WhatsApp, infatti non notificano, e non potremo neanche andare a utilizzare applicazioni che utilizzano i servizi di Google, come ovviamente Play Store piuttosto che Gmail, che l'applicazione per Android di Gmail, che magari l'applicazione di YouTube. Comunque sia, applicazioni abbastanza basilari che possono essere dei giochi piuttosto che Facebook, in linea di massima funzionano abbastanza bene. Andando a parlare invece dal punto di vista puramente prestazionale, abbiamo come processore un Qualcomm Snapdragon 400 e la vecchia versione, la versione dual core da 1.4 GHz, abbiamo 16 GB di memoria integrata, coadiuvato da 1 GB di memoria RAM. Devo dire che le prestazioni sono sicuramente molto molto buone quando andiamo a gestire l'interfaccia di sistema, non abbiamo mai alcun tipo di scatto, anche quando andiamo a gestire applicazioni create per questo sistema operativo, direi che le prestazioni sono decisamente molto ma molto buone. Però abbiamo qualche piccola lentezza nel riprodurre alle volte applicazioni di Android adattate a questo sistema operativo, e anche all'apertura stessa delle applicazioni possiamo dire che non è proprio fulmineo. Le prestazioni però comunque sia, come già detto, sono buone una volta l'applicazione che è aperta. Inoltre il gigabyte di memoria RAM, soprattutto grazie all'ultimo aggiornamento che è arrivato proprio una settimana fa se non erro, ha migliorato molto il multitasking di questo smartphone. Infatti potremo aprire applicazioni già aperte con il multitasking davvero con grandissima rapidità, nonostante però abbia solo 1 GB di memoria RAM. Le attese sono davvero davvero poche, quindi da questo punto di vista mi sento di promuovere questo smartphone. Dal punto di vista invece del browser web, l'ultimo aggiornamento di cui vi ho appena parlato ha migliorato anche il punto di vista estetico del browser stesso, ma dal punto di vista funzionale devo dire che la riproduzione di siti non molto pesanti avviene davvero con una rapidità molto soddisfacente, ma quando andremo a riprodurre delle pagine web davvero molto ma molto pesanti, ogni tanto noteremo qualche rallentamento di troppo e dovremo aspettare che la pagina si renderizzi correttamente. Inoltre, dal punto di vista del gaming, i giochi funzionano abbastanza bene, quelli ovviamente scaricati da Android, poiché non ce ne sono per questa piattaforma nello store di Jolla, funzionano bene i giochi di media qualità grafica, se così possiamo dire. Passando invece alla fotocamera, abbiamo una fotocamera da 8 megapixel con autofocus LED flash e una fotocamera frontale non di grandissima qualità da 2 megapixel. L'interfaccia fotografica è abbastanza semplice da poter essere utilizzata, inoltre la velocità di scatto e di messa a fuoco però devo dire che non sono tra le più rapide, infatti uno dei difetti di questi smartphone sta proprio nella messa a fuoco. Infatti è molto spesso è facile che le foto vengano mosse su questo dispositivo ed è davvero un peccato che penalizza molto le foto di questo smartphone, foto che di per sé comunque sarebbero comunque abbastanza buone, tenendo ovviamente conto della fascia dei 250 euro a cui viene momentaneamente venduto questo smartphone. I video invece vengono girati a 1080p, vi lascio qua un sample di esempio così che siate voi stessi a giudicare come questo smartphone gira appunto questi video. Parliamo ora invece della parte telefonica, poiché stiamo pur sempre parlando di un telefono. Dal punto di vista della ricezione del campo e del 4G siamo comunque abbastanza sulla media, forse leggermente meno, però comunque siamo nella media. Qualità telefonica mi sento comunque sia di promuoverla, ci sentono bene e ci sentiamo davvero molto ma molto bene. Peccato per il mio voce che dal punto di vista della potenza non è proprio altissimo. Infatti anche nella riproduzione musicale noteremo che la qualità rimane sì buona dell'audio in uscita, ma proprio il volume in sé non è altissimo, davvero un peccato per questo smartphone. Volevo anche spendere un paio di parole su altri due reparti, ossia il reparto relativo alle mappe, che sono le mappe sostanzialmente di Here, quelle di Nokia, che funzionano decisamente molto bene, come funziona molto bene il GPS con la possibilità di salvare mappe offline, purtroppo non abbiamo la possibilità di poter gestire il navigatore. Inoltre devo anche segnalare che la tastiera di sistema in realtà funziona anche molto molto bene, peccato che la vibrazione forse non è proprio delle migliori, ma vabbè, sono davvero finezze.
In conclusione, l'ultimo aspetto di cui dovevo parlarvi è la batteria, che è da 2100 mAh. Allora, la batteria è davvero molto migliorata rispetto alle prime release software di questo sistema operativo. Con un utilizzo medio in realtà si arriva fino a fine giornata, ma se l'utilizzo si fa molto più intenso si spegnerà con il mio utilizzo prima di cena, ma devo dire che comunque è davvero un grande passo avanti rispetto alle prime release software. In conclusione, questo smartphone viene venduto ad un prezzo di listino di 250 euro. È uno smartphone che mi sento di consigliare soprattutto agli smanettoni, ai nerd, a coloro che vogliono provare anche qualcosa di nuovo e vogliono perderci davvero un po' di tempo su questo smartphone per capirlo al meglio e per poterlo sfruttare. Poiché secondo me è uno smartphone davvero molto molto interessante, con un ottimo sistema operativo che una volta che si impara ad utilizzare è davvero davvero comodissimo. Infatti ho provato a riutilizzare il mio Nexus 5 e mi manca alcune volte la possibilità di poter fare uno scorrimento da destra verso sinistra per poter tornare alla home. C'è però da dire che non è uno smartphone che mi sento di consigliare per un utente medio, un utente basilare, poiché per lo stesso prezzo si possono decisamente trovare smartphone Android che sono più completi da un lato e che funzionano anche un pochino meglio dal punto di vista anche prestazionale e delle caratteristiche tecniche, poiché mancano anche una serie di applicazioni al momento e le applicazioni di Android che sono riportate su questo sistema operativo non funzionano sempre benissimo. Un problema su tutti è che ad esempio WhatsApp non notifica a meno che noi non ci entriamo. Rimane comunque secondo me un buono smartphone da tenere in considerazione soprattutto per il futuro, questo sistema operativo da tenere in considerazione per il futuro, anche perché quest'estate uscirà anche un tablet con questo sistema operativo e non vedo l'ora davvero che esca, poiché questo smartphone mi è piaciuto davvero moltissimo. Direi che per il momento è davvero tutto, un saluto da Sergio per appsparadise.it e mi raccomando date anche un'occhiata alla nostra pagina Facebook e nel caso in cui aveste qualche domanda fatele qua sotto nei commenti, ringraziando anche l'ufficio stampa che ci ha fornito questo dispositivo in test.